chiesto la parola del professor Cavalli per valutare. No, solo un breve commento, sono naturalmente perfettamente d'accordo con quanto ha detto. Volevo fare tre brevi così aggiunte. La prima è che il problema del costo dei farmaci è stato enormemente peggiorato dalla vittoria neoliberista, perché il problema viene soprattutto dagli Stati Uniti. Il prezzo dei farmaci viene fissato negli Stati Uniti e i presidenti repubblicani, a partire da Reagan, di cui i grandi monopoli farmaceutici sono stati i principali sponsor, hanno abolito ogni legge che permetteva al governo americano di controllare il prezzo dei farmaci. Questo vuol dire che negli Stati Uniti le ditte possono fissare il prezzo che vogliono e il governo non può dire niente. Nel nostro campo, per esempio, gli Stati Uniti rappresentano il 60% del mercato, quindi voi capite che quel prezzo è quello che diventa dominante. Se poi l'Estonia dice no, ma io non lo pago, quelli dicono noi non te lo diamo, perché il prezzo o è questo o non te lo diamo. Quindi, e d'altra parte, ecco, per esempio, i due grandi monopoli svizzeri, Novartis e Roche, negli ultimi 5 anni hanno investito 100 milioni di dollari nell'attività di lobbying nel Parlamento americano. Ecco, voi capite come le due cose sono legate. La seconda, queste proposte fatte sono anche fatte da economisti che non sono di natura sovietica. Penso a Stiglitz, il quale ha detto che il sistema attuale non è sostenibile e propone l'abolizione del principio dei brevetti, il finanziamento delle ditte in base a quello che producono e il fatto che gli studi clinici dovrebbero essere finanziati soprattutto dallo Stato e non dall'industria farmaceutica. E per concludere, per dimostrare come il collegamento del costo non ha niente a che fare né col costo di produzione né con la ricerca. Diversi qui si ricorderanno, vi faccio 2 esempi, la storia del talidomide, no? Dopo la storia del talidomide il farmaco nessuno lo voleva più, costava 0, anche perché la produzione non costa niente. Poi per caso qualcuno ha scoperto che era utile in una malattia tumorale e per diversi anni l'abbiamo avuto gratuitamente. Poi attraverso dei trucchi legali sono riusciti a farne un monopolio per cui il farmaco costa adesso 3.500 euro al mese, ma l'investimento di ricerca è stato 0. E l'altro fatto è che non solo i nuovi farmaci costano molto, ma anche vecchi farmaci stanno esplodendo. Perché? Perché molti di questi vecchi farmaci che noi usiamo ancora oggi vengono prodotti da una sola ditta e quindi sono aumentati fino al 1000% dei vecchi farmaci oncologici. Vi ricordate quell'americano che è finito in prigione perché aveva fatto aumentare il prezzo di un farmaco di 5000%? Non è andato in prigione per quello, ma perché si era sottratto alle tasse. Quindi anche i farmaci vecchi, dove non c'è più nessun investimento, essendo sempre più prodotti da una sola ditta, stanno creando una situazione intollerabile che o non vengono più prodotti, anche se sono utili per obbligarci ad usare i farmaci nuovi, o costano fino al 1000% in più rispetto a quello che costavano prima. Grazie. Bene, credo se possiamo concludere questa sessione. Volevo ringraziare i due relatori e ricordare quello che mi disse un oncologo un po' di tempo fa, che si occupava di trattamento delle leucemie linfoblastiche dei bambini, che mi aveva raccontato un po', era stato coinvolto, forse ricordate il caso di Chetta, la bambina che si è fatta curare in altra epoca con la cura di Bella
genitori l'avevano fatta lavorare con la cura di Bella e di fatto poi dopo qualche mese è morta. E c'era stato un dibattito a suo tempo, c'era Gad Lerner che teneva una trasmissione in televisione Nord, Milano Nord, una cosa di questo genere, e c'è stato un dibattito, era presente questo professore, il quale appunto mi raccontava, dice: guarda, noi abbiamo una sopravvivenza ormai del 70% in questi casi, e quello che abbiamo fatto non è che sono state inventate dei nuovi farmaci, no, abbiamo imparato ad usare quelli vecchi. Questo apre un discorso su che cos'è il valore d'uso e cos'è il valore di scambio, cioè noi dobbiamo partire dall'idea che noi vogliamo imporre il principio del valore d'uso. Il valore d'uso significa, il dibattito che viene fatto, paghiamo i farmaci se allungano la vita, paghiamo i farmaci se migliora la qualità della vita, non vogliamo pagare i farmaci perché qualcuno, invece nella realtà. Un altro episodio, una malattia, una febbre fluviale che uccideva parecchie persone, uccide in Africa ancora, veniva curata dagli anni 50 con un farmaco che in un terzo dei pazienti non era efficace, nel 10% aveva degli effetti collaterali, per il resto funzionava. Dopodiché è stato inventato un nuovo farmaco, si chiama eflornitina, che era molto più efficace e senza effetti avversi. Questo farmaco fu prodotto fino al 1995, poi, visto che serviva, ecco le malattie negrette, per una malattia per cui le persone non erano in grado di pagare, non è stato non più prodotto. Questo è successo anche per i nostri paesi. Se vi ricordate, il direttore del centro di tumore di Aviano, Tirelli, una volta è andato in televisione a dire come sono scomparse tutta una serie di vecchi medicinali molto attivi, molto efficaci, che però non conviene più produrre all'industria farmaceutica. E questa è eflornitina, allora non è stata più prodotta. Fino a quando? Fino al 2005. Da lì, 10 anni dopo, si è cominciata a produrre. Perché? Perché si è scoperto che era molto efficace nel trattamento dei peli superflui. Cioè, questo vuol dire che, così come il prezzo stabilito negli Stati Uniti, anche le modalità e gli interessi che riguardano il mondo ricco condizionano il modo di produrre, di operare sulla sofferenza dell'uomo in tutto il mondo. Cioè, quindi in questo senso davvero dobbiamo partire dalle basi, e dalle basi vuol dire privilegiare il valore d'uso e non il valore di scambio. Quindi rendere inoperanti tutte quelle regole che fanno sì che Big Pharma abbia ampio spazio, e per le quali probabilmente si riuniranno domani e dopo gli zar, che si diceva del mondo. Ecco, l'ultimo punto, per dire che abbiamo dei punti d'attacco ben precisi, è stato detto la legislazione. Bene, il liberalismo, liberismo, la scuola di Milton Friedman, ha avuto un attacco sul problema dei farmaci, in particolare, ad esempio, con il Bay Dole Act. Il Bay Dole Act è una legge che è stata approvata negli anni 80 e che l'amministrazione Reagan si è data da fare per applicare, e questo è un piccolo particolare. Cosa fa questa legge? Questa legge ha reso possibile privatizzare un'idea, e cioè i ricercatori pagati attraverso finanziamenti pubblici per fare le loro ricerche, se ottenevano dei risultati positivi, potevano brevettarli a proprio nome e, secondo passo, venderli all'industria farmaceutica che avrebbe comprati. Questo ha tagliato all'industria farmaceutica i costi di ricerca, perché capite, si diceva, io mi ricordo, facevo vedere delle diapositive, parte 1.000 molecole e una sola alla fine.
fine arriva, e allora i costi sono molto alti. Le industrie farmaceutiche hanno sempre detto questo: i prezzi sono alti perché? Ma perché la ricerca dura 10 anni, perché dobbiamo fare un sacco di cose, perché, e così via. In realtà il Payroll Act ha reso possibile questo: 1000 partono a fare la ricerca, uno arriva, l'industria fa il cosiddetto cherry picking, prende la ciliegia matura, tutte le altre non mette un soldo, il pubblico mette i soldi su tutto il resto, il privato va a prendere la ciliegia quando è matura. Ecco i meccanismi molto pratici sui quali si esercita il controllo capitalistico, lasciatemelo dire, della produzione e in particolare su un settore che noi abbiamo, che è quello della salute, che sappiamo essere espressione di un diritto costituzionale. Quindi non può essere ridotto a merce.